ci colleghiamo con il castello di Racconigi, perché domenica 15 settembre ci sarà la terza tappa della Maratona Reale, e appunto quindi migliaia di atleti raggiungeranno il castello di Racconigi, il paese di Racconigi, e ne parliamo proprio con la direttrice del castello, Alessandra Giovannini Luca. Pronto? Pronto, buongiorno a tutti. Ma buongiorno a te, è un piacere averti qui con noi. Oramai manca pochissimo per la terza volta, una tappa della Maratona Reale toccherà Racconigi, il suo meraviglioso castello. Tra l'altro la tappa più lunga, perché parliamo di 12 km e 195 metri. Ecco, cosa ci aspettiamo per domenica, oltre al bel tempo? Domenica c'è una grande novità, perché noi apriamo dopo un po' di tempo tutto il parco ai runner, quindi i runner avranno la possibilità di costeggiare le Margarie, che è un complesso che si trova al fondo del parco, attraversare tutto il parco e uscire sul piazzale sud del castello. Quindi vedranno anche chi l'ha già fatto, vedrà delle cose nuove. Assolutamente sì, e naturalmente non saranno gli unici a poter, insomma, godere di una nuova visuale sul parco, perché il pomeriggio apriremo al pubblico e quindi anche in occasione della festa patronale tutti i visitatori del parco potranno arrivare fino al fondo del parco, quindi fino alle Margarie. Che bello, tra l'altro non so se si possa ancora fare, non so se quel giorno si potrà fare, nel caso si faccia ancora, io ho fatto una volta proprio a Racconigi il giro del parco con i cavalli e la carrozza, si può ancora fare? In questo momento non c'è più quel servizio, ma insomma ci stiamo lavorando per il futuro, per rimettere dei servizi nuovi. Guarda, novità di questa domenica è riaprire dopo tanto tempo tutto il nostro parco. Ed è una grande novità. Ai racconigesi in primis, che in questa settimana hanno i loro festeggiamenti per la festa patronale, e naturalmente a tutto il pubblico. Ma non si preoccupi, direttrice, se avete la carrozza, ecco, non avendo il cavallo le mando giù, trascina lui. Tiro che, io. È veramente un personaggio che queste cose le fa abitualmente. C'è una domanda che è arrivata, ci chiedono, si può concorrere e gareggiare domenica anche con magari il cane al seguito? All'interno della residenza si può entrare col cane, cioè nel parco? Al guinzaglio, solo al guinzaglio. Okay. Vabbè, questo mi sembra evidente. Quindi deve essere sicuro. Un cane da corsa, perché deve farsi un cane 10 km di corsa al padrone. Allora, l'appuntamento è il 15. So che lì con lei c'è anche il sindaco di Racconigi, vero? Sì, è vicino a me. Il sindaco Derda, Valerio Derda, pronto? Valerio. Pronto, sindaco? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sindaco. Allora, buongiorno, siete pronti? Grazie, siete pronti per la festa di Racconigi, per raccogliere tutti questi atleti che arriveranno? Ma siamo prontissimi, a Racconigi siamo sempre pronti. Siamo nati pronti a Racconigi. Siamo nati pronti, no, abbiamo anche preparato le ultime novità che ha anticipato la direttrice del nostro maniero. Più di così è la cosa più bella del mondo. Ecco, poi siamo pronti per far festa, per far sport, per far musica, per fare dibattiti e incontri. Che bello, ma parliamo delle cicogne. Perché le cicogne scelgono Racconigi per venire a nidificare? Non so se ci sia un rapporto rispetto all'incremento delle nascite. Delle nascite. Un altro tema. No, però... perché io a Racconigi ho la fortuna di racconigersi visionari. E negli anni 80 un visionario racconigese decise di impiantare, insomma, il primo centro cicogne, insomma, nell'area, per ripristinare quelle che erano di fatto delle tappe che esistevano da sempre, ma non erano più state utilizzate da questi uccelli migratori. Ah, ok. E quindi le cicogne hanno gradito, a quanto pare, esatto. E così è nata un po' la tradizione. Perché è bellissimo vedere questi nidi, le cicogne sui tetti. Sì, in realtà questo è diventato una sorta di autogrill sulle rotte migratorie, non solo delle cicogne, ma anche delle gru piuttosto che altri uccelli migratori. È incredibile, però questa grande superficie fa sì che ci siano, in qualche modo si possono anche cambiare i destini, che sembrava che uomini fossero assopiti e non ci fosse più la possibilità di vedere le cicogne qua sul nostro territorio. Sindaco, domenica ci sarà la gara, noi ci aspettiamo che ovviamente dia il via lei alla gara, ma soprattutto che sia coi pantaloncini corti e le scarpe da corsa. Farò il possibile per partecipare anch'io a questo evento, se riesco, all'interno di quelle che sono le grandi manifestazioni che abbiamo sulla domenica, perché per i runner, e non solo per i runner,
ci sono tante iniziative, tante attività, per cui domenica, dopo aver corso, aver praticato, aver sudato, essersi divertiti, respirato cultura e bellezza, c'è anche cibo, intrattenimento musicale, insomma, con gli stand del Palabiscotto qui in piazza. Ah, una bene, grandissima manifestazione di sport, insieme appunto a Base Running, a tutti gli atleti che arriveranno per la terza tappa della Maratona Reale Racconigi e poi la festa appunto di Racconigi. Una bellissima giornata, 15 settembre, tutti a Racconigi, mi raccomando, perché sarà una giornata unica. Ringraziamo Alessandra Giovannini Luca, la direttrice della Residenza Sabauda di Racconigi, e Valerio Derda, il sindaco del paese. Arrivederci a domenica. Grazie a voi. A presto. A presto. GRP.